Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi una ricetta fantastica, dolce dolce e fritta fritta. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici, grazie. Faccio la ricetta delle bombe e ciambelle, ma invece di usare le patate userò i fiocchi di patata. Cioè il purè? Il purè, quello che si compra per fare il purè, esattamente, ok? Questo è un bel consiglio. È un bel consiglio perché è successa questa cosa, ho fatto questa prova e sono venute più buone del normale. E anche più morbide. E si mantengono, con questa ricetta, si mantengono anche 3 giorni anche fuori dal frigo, da insomma... non coperte da pellicola, veramente una cosa. L'importante è farcele arrivare. Ci sono arrivate però, sì. In effetti. Allora, subito, 3 uova grandi, 500 g di farina, io ho messo 250 Manitoba, 250 00, 150 g di zucchero, 100 di burro, basso contenuto di colesterolo o anche quello normale, mezzo cubetto di lievito, invece della buccia grattugiata del limone e dell'arance, che non ho trovato biologiche, metterò le fialette, quindi mezza e mezza, un bel pizzicotto di sale, 120 g di fiocchi, eccoli qua, che andrò a reidratare con dell'acqua, più o meno 250 g, ma dipende dai fiocchi. Quindi, quando voi raggiungete la consistenza delle patate lesse, schiacciate, vi fermate lì, ok? Quindi andiamo a ritratare i fiocchi e ci rivediamo tra un attimo. Abbiamo ritratato le patate con esattamente 275 ml di acqua, quindi 120 g di fiocchi di patate, questa marca poi, perché poi magari le altre ci vuole meno acqua, più acqua, se volete potete utilizzare il latte, vedete voi, ok? Adesso andiamo a mettere tutti gli ingredienti in planetaria, quindi le farine. Ragazzi, nel frattempo mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io sono sempre più felice di vedere che ci scrivete da tutto il mondo. È vero. Lo zucchero, le 3 uova grandi, il burro tagliato a pezzetti a temperatura ambiente, il lievito sbriciolato, non uso questo dito, scusate, ma mi sono fatta male, potevo usare i guanti, ma li ho finiti. Cioè, quanti cavoli. Il sale, questa volta non ci interessa di far morire il lievito, perché per questo impasto va benissimo mettere tutto insieme. La mezza fialetta di aroma limone, la mezza fialetta di aroma arancio, ripeto, non avevo né arancio né limone, non li ho trovati, non è che non li avevo, di conseguenza utilizzerò le fialette. Poi, se volete, potete mettere anche la vaniglia e le patate reidratate, i fiocchi di patata reidratati. Vabbè, andò a mettere tutto quanto in planetaria, facciamo impastare per 4-5 minuti. Allora, questo è il risultato. È un impasto piuttosto appiccicoso, ma deve essere così, ragazzi. Adesso lo stacchiamo dalle pareti, gli diamo una mescolata in maniera che lo stacchiamo da sotto in questo modo, facciamo diciamo una sorta di piega con la paletta e poi lo copriamo con pellicola e lo lasciamo così fino al raddoppio, almeno 3 ore. Direi che è decisamente lievitato. Sì. Appena un attimo. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Togliamo la pellicola, eccolo qua. Ne rimane sempre un po' sopra la pellicola, mi dispiace darlo via. È bellissima quando è così. E adesso lo tiriamo giù e lo facciamo riposare un paio di minuti sul piano di lavoro. Allora, si è rilassato un po', come vedete ho messo un pochino di farina sul tavolo. A questo punto lo andiamo a staccare un pochino dal tavolo, in questo modo, vedete, è molto molto morbido,
deve essere così. E lo andiamo a ripiegare un pochino su se stesso, così, per dargli ancora un pochino di forza. Facciamo questo per 4-5 volte. Allora, usiamo un cappapasta, come vedete l'ho stesa, ho messo un pochino di farina sopra e un pochino sotto, perché come vi dicevo prima è bella appiccicosa. Però deve essere così, per farle venire soffici deve essere così. Andiamo a formare le nostre bombe e poi col tappo della bottiglia facciamo il buchino per la ciambella. Che bella idea pure questa del tappo della bottiglia. Sì, perché così tolgo meno impasto possibile. Eh sì, vero. Ecco qui, tanto questo poi dopo lo prendo e lo rimpasto. Ok? Ho già messo sull'olio e adesso vado a friggere. Eccole sul fuoco. E intanto sto preparando le altre. Qualche secondo da una parte, qualche secondo dall'altra, per esempio... Da un lato e un paio di minuti dall'altro, a fiamma bassa. A fiamma bassa, mi raccomando. Per esempio, a me piacciono un po' più scurette, però poi ognuno le fa a proprio gusto e a piacere. Infatti, per te le ho fatte leggermente esatto. Più scure. Quindi, il tempo di prepararle e ci vediamo per l'assaggio. Sì. A tra poco. Sono pronte. Queste sono quelle più cotte per lui. E poi ci sono qua quelle meno cotte invece per la sua mamma. E adesso mi toccherà assaggiare. Eh sì, quale vuoi, la ciambellina? Voglio la ciambellina, sì. Una ciambellina, la facciamo sì. Vedere aperta. Vai. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate com'è morbida, ragazzi. Il purè, il segreto è il purè. Guardate. C'è il segreto qua dentro. Guardate. Senza. Senza, basta, hai parlato troppo. Mangia. Sbucciare patate. Senza sbucciare patate, è vero, è vero. Il purè. E allora, che altro dire? Seguiteci, diteci se vi piace questo video e provate a farla, perché questa è una ricetta... Un altro morso. Ecco, vai. Vabbè, dice... Buonissima, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.